Avete visto quanto sono furbi lo Stato chi per loro? Ha visto che siamo senza soldi, con la merda fino al collo e ci bombardano in televisione di programmi che tutti guadagnano. Volevo dire una cosa, me ne sono dimenticato, cazzo. Comunque, quel programma dei coupon che ti fai la spesa gratis, perché non lo fate anche qua in Italia che c'è gente che sta morendo di fame? Nei diplomi mettete uno o due coupon e la gente può prendersi la roba da mangiare gratis. O quelle prese per il culo che davano i pacchi della roba da mangiare vicino alla questura per i senza tetto. E cosa c'era dentro la busta? Due panini. Se ti andava bene il burro e un barattolo di sugo. Adesso uno che è fuori di casa, cosa cazzo fa? Si mette il sugo dentro il panino. I pelati poi sono, come cazzo fa? Datele il modo anche per cucinarsela questa cosa. Fate anche una cosa dove se la possono cucinare. Che cazzo di aiuto mi dai con due panini, il burro e un coso di pelati? Se abito fuori casa, cosa mangi? La scatola dei pelati mi mangio. Ma trattate di rugabo, cazzo. Aiutate la gente. Noi di Sassari aiutiamo la gente. Ma cosa cazzo aiutate la gente? Aiutate la gente con i soldi delle altre persone, non con i soldi vostri. La Chiesa più soldi ha e più ne vuole, visto che passa con quella cosa delle offerte. Pure le offerte voi, oltre a casa che mi chiedi l'otto per mille alla Chiesa Cattolica, perché cos'è questo 8 per mille, scusa? Per farti un altro anello? Eh? Cazzo, ci sono i terremotati, non avete fatto un cazzo per loro. Noi vogliamo che quelle persone che stanno nei container tornino dentro le case, case vere, non case di legno. Pezzi di merda, vi siete fatti vedere solo quando c'erano le elezioni e poi vi siete dimenticati di loro, come se non fossero esseri umani. Vero Berlusconi? E tutta compagnia bella. E non gli avete dato il tempo a Berlusconi? In 5 anni il tempo ce l'ha avuto, infatti l'ha speso per prendere i soldi e scoparsi le ragazzine. Pezzo di merda. La moglie per cosa ti chiedi che l'ha mollato? Perché è diventato brutto. Con i nostri soldi si è fatto il parrucchino, si è fatto nuovo. E poi perché non ci sono più fontane a Sassari? Li avete messi nei posti del cazzo, sopra i postigi nuovi che avete fatto, i postigi interrati che non ci va nessuno. Le fontane sono lì e non è acqua da bere nemmeno, perché non sono fontane di quelle col rubinetto, è acqua che esce da terra. Mettete le fontane a Sassari, che c'è gente che ha bisogno di bere acqua, che gente che si sente male per strada. Quest'estate due signori vecchi sono caduti perché si sono sentiti male, capogiro a mille, cercando qualcosa per bagnare una pezza per mettergliela in fronte, ma no, non c'era un cazzo. Rotatori, 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 ci stai affogando con questi rotatori, affogaci di acqua, ganau! E non ti voglio offendere. Metti fontane a Sassari, fai l'acqua potabile anche in strada, ci sono animali che bevono da lì. Adesso dove cazzo vanno a bere? Pensa anche a loro, fai qualche pensilina pure per gli animali, alta 1 metro e larga 5, lo sai quanti animali vanno lì quando stanno piovendo? Bella coperta e non creperanno. E vedrai che non li troviamo morti per strada, non ci si creperà il cuore a vederli morti. Pezzo di merda che non sei altro. Ah, un saluto all'amico di Buduzzo, ci vengo di brutto se venite a prendermi. A me i paesi mi piacciono troppo. Però una cosa, non mi chiudete dentro il bar e mi affogate di bere, perché sono diventato quasi astemio, sono diventato. Però posso sempre fare un'eccezione. Un saluto a tutti quelli che la pensano come me e a Francesca Sailor. A me le critiche mi vanno bene, tu non hai capito. Sono le offese che non mi vanno bene, io non ho offeso nessuno. Se poi ti sei sentita offesa perché ho cercato quelli del nord, cazzi doi, cazzi becca, ma risintendi di Massassi. Vuol dire che tu c'entri qualche cosa. E questo qui ha passo sul mio profilo, ti dico Terrone, sei contento? Sono contento, e beh, Terrone è fiero però. Non hai capito che siamo sempre meglio di te, non di voi, di te, perché parli così. Se vuoi criticare benissimo, non venire a offendere però, perché sennò ti tolgo dal profilo. Capito? Tu dirai, cosa mi fai? Ti tolgo tanto, ti tolgo dal profilo e me ne esci dal culo, prima di tutto. Se vuoi essere amica mia, critica quanto cazzo vuoi, ma non offendere. E perché ho offeso i miei genitori? Quello di Firenze.
Mio fratello ha la possibilità di salire a Firenze, Julian. E appresso a lui verrà altra gente. Poi vediamo, siamo di Firenze, si fa per ridere, dai, che cazzo dai, coglioni. Terrone, ho conosciuto ieri tua madre. Tu non sai neanche chi sono i tuoi veri genitori. Ti ho inventato io a te. Ero gaggendi, mi ci un stronzo, mi ci do tu. Comunque, saluto tutti quelli che la pensano come la penso io. Io non sono leader di niente. Io ho la webcam e la uso per quel cazzo che pare piace a me. Nel mio profilo metto tutto quel cazzo che voglio. Se non volete ascoltare, non ascoltate, siete liberissimi. Io non sto facendo questi video per arrivare in televisione, non me ne frega niente a me della televisione. Per me la televisione è per andare a farsi ammazzare. Tutti quei programmi di merda che danno. Cazzo, guardate, ripeto, quei programmi, quei coupon, quegli altri che gli fanno la casa gratis. Poi cosa c'è? Quello dell'oro, vendetevi l'oro. Su cielo, quelle storie Iris, real time. Danno tutte queste cose così. Enti che piglia di là, ti rifanno la casa, ti rifanno il trucco. Quelli con i coupon si fanno la spesa gratis. Cazzo, ce ne sono altri che non mi ricordo adesso. Comunque una presa per il culo, ci bombardate con tutti questi programmi dove la gente è bella, felice e contenta così, e noi con le buce dei crackers, le buce delle merendine perché non abbiamo altro da mangiare. Ma sono cose da fare. Poi volete pure che paghiamo il canone. Ma vaffanculo, vai. Ciao, raga.